Bella ragazzi, non lo so, per andare a questo prossimo episodio di Skyrim. Piccolo avviso di servizio: questo video, se lo state vedendo, è uscito alle 4, perché alle 2 è uscito l'episodio di XCOM, il quarto episodio di XCOM. Cioè, se non l'avete ancora visto, vi invito di andarlo assolutamente a vedere, perché succederà il delirio. Non dico altro. Poi vabbè, alle 6 oppure anche alle 5, ma penso più alle 6, uscirà l'episodio di Time Shift alle 6. Mi raccomando, se avete attivato la campanella, vi dovrebbe arrivare l'avviso. Oggi tre video. Beh, più che altro perché ho avuto dei problemi, insomma, quindi non ho potuto caricare il video di XCOM che sarebbe dovuto uscire sabato, però non è successo, quindi esce oggi il primo video del giorno alle 2, questo alle 4, Skyrim alle 4, e vabbè, poi Time Shift che uscirà alle 6, anche se un po' tardi, però vabbè. Allora, siamo qui ancora per gli acini. Intanto sicuramente è passato un giorno, quindi proviamo a rientrare nell'accademia per vedere se gli acini che siamo andati a prendere, però non credo, non credo, perché secondo me ci vuole più di un giorno. No, comunque l'ho già detto, ma lo ripeto, per la seconda serie, che sarà concentrata sui DLC, ma anche una terza stagione, praticamente lo rinizio da zero, perché altrimenti no. Ok, no, non infatti, quindi bisognerà aspettare un po'. Non so, mi dovrei informare qua su quanto tempo serve per raccogliere le cose per terra, tipo. Non lo so. Vabbè, mi informerò. Sì, comunque per le serie, vabbè, per la seconda serie di Skyrim, ma anche forse una terza, lo rinizio da capo, perché qua altrimenti. Anzi, faccio una bella cosa, lo disinstallo. Cioè, dopo aver finito tutto, lo disinstallo. Skyrim, lo disinstallo e provo a reinstallarlo per vedere se si risolve questa cosa. Porca. Teoricamente dovrebbe, quindi. Però noi facciamo una nuova partita, nuovo tutto, perché faremo un nuovo personaggio. Sì, grazie, ma non è il tempo. Però a quanto pare per lui il tempo lo è. Nessun problema, guarda. Non c'è alcun tipo di problema. Tu vieni e io ti sistemo se vuoi avere dei problemi, guarda. Si prova con questa bufera, insomma, non sei proprio visibilissimo, eh. Guardalo, guardalo, guardalo. Ah, pure. Se ti fermi, magari. Purgatoria, devo. Oh, là. E adesso devi scendere, perché non c'è altro modo con quello. Ma questo è un urlo fasullo. Guarda dove me lo fa pigli. No, ma comunque questo è un urlo farfarlocco, perché lo squarcio di drago semplicemente dovrebbe far far precipitare il drago a terra seduta stante, però ecco, anche adesso non dovrebbe riuscire a volare, perché si dovrebbe schiantare al suolo. Questi non sono urli, sono urli cinesi questi. Sono stati fatti in Cina, made in China. L'ha pure mancato. Sì, salve.
Dov'è che atterri adesso? Atterrerai qui. L'unica zona. Non è vero. Fanculo, ma proprio là sopra devo... Allora, se lui non dà problemi, dalla strada della conquista si può arrivare in sul tetto. Se non sbaglio, sì, si può arrivarci. Olè. Ma guarda se devo andare sul tetto. Non so come ho fatto a prenderlo. Cioè, ma proprio qua sul tetto, eh. Cioè, manco a dire sta cosa. Tu comunque sì, sei abbastanza potente e resistente. No, ritorna qui. E mentre ritorni, ricarico la mia arma. Grazie. E anche questa un po'. La risguaino, così diventa bella verde. Ed è anche più figa. Ma porca puttana. Oh là. Boia, la faccia addirittura. E adesso prende fuoco, ovviamente. Michol dovrebbe arrivare qui teoricamente, quindi se aspetto dovrebbe arrivare. È arrivata? Assolutamente no. Ah, invece sì. Allora Michol, facciamo una cosa, prendiamo le ossa e le scaglie. Olè. Vabbè, ho preso anche questi, vabbè. Non c'è problema. Posso portare con me parecchie cose. No, c'è ancora la cosa del pale. Porca vacca, mi sono dimenticato di. Allora, del vestiario ti do queste. In più ti do ovviamente tutte le cose qua. E non puoi più. Niente, dobbiamo ritornare qui allora. Solitude. Che palle. Che palle. Meno male che mi sono fatto questo della forza, perché altrimenti... Anzi, adesso devo vedere la cosa... L'elisir della forza con che ingredienti si fanno? Ancora? Porca boia. Però non cambia niente. Ancora? 539 su 520. Porca. Allora. No. Vestiario. Scusa, ma le cose mie dove sono? Ma l'ho dato a lei? Aspetta. Aspetta che qua... Ah, ecco. Allora. Lo prendo e lo butto, perché qua sta succedendo un macello. Questi qua non li voglio. Andiamo. Sono comunque pesante. Ma che è? Un attimo, panico.
Ma ancora? No, qui comunque c'è qualcosa che non quadra. 538 su 520. E niente, faremo questa potente, che ti devo dire? Oh, Ho visto qualche... 550, che cazzo. Adesso ritorniamo qui e infatti. Ho una cava Allora. fuori di tomba. Non c'è problema. Posso portare con me parecchie cose. Allora, forse riesco a darti ancora. No, non è vero. Ok, questa sì. 4,90, 4,90, allora. No, queste le faccio a me, grazie. Pozioni, pozioni, pozioni della forza. Tac. Tutto pronto, andiamo. Ma che... 520 su 527, ma stiamo scherzando. Allora, facciamo che mi bevo anche queste che tanto non servono. Elettricità. Faccio solo resistenza alla magia, così. Vai che ci sono quasi. Olè. Che boia. Adesso torniamo a casa. Mettiamo tutto, sempre se non crasha tutto, perché è già successo. Allora io per evitare i problemi faccio un salvataggio qua, così siamo direttamente qui. E entriamo dalla porta principale. Ok, no, non è crashato perché se fa vedere il livello, teoricamente non si dovrebbe crashare. Allora, torniamo su. Abbiamo anche la cosa del pa... Dai. La cosa del pail, da mettere via. Vabbè, facciamolo subito. 1 e 2 e 1 e 2. Adesso quella dovrebbe arrivare. Eccola qua. Vieni qua più vicino. Ho una gran voglia di comp... Non c'è problema. Posso portare con me Allora, parecchie dammi da Edrica, vabbè, quella che hai tu adesso. Dammi la cosa del pale. Dammi questo e questo. È tutto pronto, andiamo. Via. Quindi sì, io credo che veramente i bauli abbiano il peso infinito. Che veramente ci puoi mettere davvero, davvero, davvero tutta la roba. Quindi non ha un limite, diciamo. Non ha un limite che puoi mettere fino a un tot di roba. Perché c'era un altro gioco, non mi ricordo quale, che però era un survival. Che praticamente c'erano le casse. Che però ogni cassa poteva sopportare fino a un tot peso. Vabbè, c'erano i bauli, quelli normali, quelli classici di legno. E poi c'erano i vari potenziamenti, che c'era quello in acciaio, no, di ferro. C'era quello di ferro che ovviamente sopportava più peso e quindi potevi mettere dentro più roba. E adesso dove vado a prendere gli acini qua? Aspetta, ma ci siamo stati qui? Forse. O forse no. Forse sì, o forse no. Non lo so, però noi ci andiamo lo stesso. E poi c'era l'ultimo potenziamento. No, ok, no, qui non ci siamo stati. C'era l'ultimo potenziamento che tipo è un coso infinito. Tipo un materiale speciale che adesso non mi ricordo, che lì invece ti permetteva di, cioè, non aveva un peso, cioè un peso limite, quindi lì veramente potevi mettere dentro addirittura i pianeti e lì tranquillamente te lo portava, cioè potevi lasciarli lì e nessuno ti dava fastidio. Però sinceramente non mi ricordo il nome. Però è un pochino vecchio. L'ho provato ancora anni fa, ancora con il vecchio caro PC. Che tra l'altro adesso si trova in cantina. Ma è vecchio perché era Windows 7 ancora. Ah, ok. Vediamo se tu hai Quindi qualcosa. dai un'occhiata.
ottimi cagliacini. Sì, due, grande. Però non hai nient'altro, vero? Aspetta, nelle pozioni. Aspetta, non, tu non libri. Cura malattie, no, resistenza al veleno. Fortifica carico massimo. Questa potrebbe. Allora, libri. Vediamo di leggere. Pozione di fortifica carico massimo. Radice di rampicante, dito di gigante. Solo? Dito di. Allora, radice di rampicante. Noi le radici di rampicante. Fungo bianco. Ah, qui, quindi qua possiamo prendere tutto senza che nessuno ci dica niente. Ah, ok. Sale. E sale, no, però noi qua non abbiamo dito di gigante e altre robe varie. Però proviamo, dai. Radice di rampicante. Non lo so se noi ce l'abbiamo, proviamo nel baule. Proviamo, radice di rampicante e dito di gigante. Però, pensavo fosse più difficile. Vediamo se qua non si incarta tutto. No, è così. Allora, il dito di gigante qua mi sembra di averlo visto da qualche parte. Eccolo qua. E il dito ce lo abbiamo. Ma perché questo è sempre per terra? Manca le cose di rampicante. Io le cose di rampicanti non ce le ho. Vediamo qua che io qui ho tutto. Ah, ne ho altri 4. No, niente rampicanti. Ah no, rampicanti, eccoli. Proviamo. Fortifica salute e rigenerazione. Vabbè, proviamo. Un arrampicante e uno di questi. Opzionale? No. Proviamo. Hai creato... Ok, 2. Pozioni di fortifica carico massimo. Effetti scoperti. Fortifica carico massimo, fortifica carico massimo. Danneggia rigenerazione e vigore. Ok. Quindi, visto che non ho arrampicanti, questa è una cosa molto utile, avere i rampicanti, direi che possiamo andare in giro, magari a trovare anche dei rampicanti. Vabbè, basta andare nei negozi di alchimia e dire: ehi, hai dei rampicanti? Cosa c'è? Possiamo farlo direttamente qua, già che ci siamo, giusto per finire l'episodio. Eccolo qua. Ci sono dei rampicanti? Dimmi di sì. Hai dei rampicanti? Dai un'occhiata in giro. Se stai cercando delle pozioni, dove stai cercando? In caso contrario, sono felice di vedere una faccia nuova. Non è che sembra che tu sia un tipo che ama l'avventura. Scommetto che io e te siamo spiriti affini. Ricordati di me. Cosa vendi? Ho una nutrita scorta di pozioni e reagenti alchemici. Allora, vediamo se hai... No, che tu non hai degli acini. Però... No, non hai... Oh, che palle. Niente. Tu... Non hai gli arrampicanti. Vabbè che possiamo prenderli dall'accademia, però lì mi sa che è solo un arrampicante. Quindi, e insomma, va bene. Allora ragazzi, io direi che per questo episodio di Skyrim può essere tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando, dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo in un prossimo episodio di Skyrim. E guarda caso, proprio all'ultimo. Vabbè, comunque abbiamo ricaricato, quindi a posto. Niente, ci rivediamo con un prossimo episodio di Skyrim, ragazzi. Bella!